c'è un cambio nella formazione titolare che gioca domani contro gli Stati Uniti. Andrea Masi ha accusato un piccolo affaticamento muscolare al polpaccio e quindi precauzionalmente, per non rischiare, abbiamo deciso di sostituirlo. E Luke McLean partirà numero 15, mentre Giulio Toniolatti prende il posto di McLean in panchina. There is a change into the Italian lineup. Andrea Masi felt his calf tightening a bit yesterday, so as a precautionary measure, we decide to put Luke McLean as fullback into the starting lineup, and Giulio Toniolatti is taking Luke's place on the bench. Ragazzi, a voi, up to you, please. Please. Buongiorno. After watching the game, the Ireland-Russia game the other night, last night, how do you think of the performance of the Irish team and how does it affect your lineup in the next game? Cosa pensate della prestazione dell'Irlanda ieri contro la Russia? both we saw the match, but no, of course the Irish was the favorite to win the match against Russia, and we saw obviously a lot of tries. They win all the match of the pool, so they are really confident, I think, after the victory, especially against Wallabies. And from the Russia point of view, they scored 2 tries from first phase, so I think we see a couple of mistakes in the Irish team, especially after the front line out win from Russia, going wide, they scored and trying first phase. So we obviously analyze the mistake of the opponent, but we really focus now in the match of tomorrow. For us, it's really important to win the match, first of all. And of course, we know about the points, the bonus points, so we want to try to score 4 tries and go into the last match against Ireland with confidence and with a chance, obviously, to qualify. Sicuramente l'Irlanda era favorita, l'ha confermato, ha segnato molto e avrà sicuramente fiducia in vista della partita di domenica, visto che ha vinto tutte le partite che ha giocato sino a questo momento, soprattutto quella che ha vinto con l'Australia. Comunque abbiamo sicuramente analizzato la partita di ieri, ma il nostro focus rimane sulla partita di domani, dove dobbiamo segnare e portare a casa il punto di bonus per entrare con fiducia negli ultimi giorni che portano verso la partita con l'Irlanda. Please. Buongiorno. Looking at recent history and the history of Italian rugby, how big a match is this? How important is this match looking at the history of Italian rugby? Guardando quella che è la storia del rugby italiano, quanto è importante l'incontro di domani? Are you talking about tomorrow's game? Okay, thank you. Sergio, Mauro. Fai tu l'inglese dopo. Sì, sì. Beh, il match, buongiorno a tutti, la partita di domani è estremamente importante per più motivi. Una, perché è una partita della nostra pool e per arrivare fino in fondo dobbiamo essere capaci di vincere ogni partita. Secondo, perché ci serve un'altra iniezione di fiducia dopo quella del match scorso. E perché ci servono ovviamente 5 punti, come diceva Sergio Paris prima, per poter andare con fiducia e maggior confidenza nell'ultimo match che ci spetta contro l'Irlanda.